È tutto pronto per la demolizione tra oggi e domani dello storico Istituto Tecnico Industriale Luigi di Savoia di Chieti. 9 milioni di fondi del PNRR per la nuova struttura che dovrebbe essere riconsegnata entro i primi mesi del 2026, salvo proroghe. Ma in corso non sono solo i lavori, anche le polemiche. Da una parte la preside Grazia Angeloni, preoccupata per la sicurezza dei circa 500 studenti rimasti nell'ala non interessata dalla demolizione perché sottoposta a vincolo della soprintendenza, dall'altra la provincia di Chieti che non ha alcuna intenzione di spostare i ragazzi altrove perché infondati, secondo l'ente, i timori per la convivenza con i lavori della parte interessata. Gli studenti stessi però mostrano perplessità e stanno decidendo il da farsi. Domani è prevista una riunione in provincia dove parteciperanno anche i genitori. Intanto la preside. Sì, intanto con le lacrime agli occhi e con molta, chiedo scusa, emozione, perché questa scuola quest'anno festeggia il 147esimo anno dalla sua istituzione e non avrei mai voluto ricordarmi di un tale processo, ma è un processo doveroso per rendere agibile tutta la struttura e per finalmente rinascere come una scuola a norma. Allora, gli studenti ad oggi sono allocati nel numero di 22 classi nella parte dell'elettrotecnica, che è un corpo, diciamo, non a sé stante, collegato con i lotti primo, secondo e terzo da abbattere, ma che potrebbe subire o non subire influenze da parte dell'opera di demolizione. Allora, io devo assolutamente attuare ogni questione relativa alla prevenzione in tema di sicurezza, perciò chiedo con forza ancora alla provincia di trovare delle aule e questo consentirebbe a tutta la comunità scolastica di vivere più serenamente nel mentre si fanno questi doverosi lavori. Ernesto Agostinelli, rappresentante d'istituto. I ragazzi, c'è chi è entrato e c'è chi è entrato e uscito. La nostra principale preoccupazione riguarda la nostra sicurezza perché noi non ci sentiamo al sicuro. Alice Caramanico, cosa farete in futuro? Allora, noi stiamo cercando comunque di farci aiutare, tra virgolette, dalla provincia, ma ci sta venendo contro perché anche tipo noi avevamo chiesto, come ha detto prima Ernesto, l'impianto antincendio che non ancora funziona, le vie di fuga, cioè non. Noi ci siamo andati anche prima a controllare, non è sicuro per niente. E la provincia di Chieti parla per bocca di Silvia Di Pasquale, consigliere provinciale con delega all'edilizia scolastica. No, non sono fondati questi timori. Capisco e comprendo le loro preoccupazioni, soprattutto legate a chi le fomenta queste preoccupazioni. Il progetto esecutivo previsto nella gara d'appalto, che ricordo essere di oltre 9 milioni di euro, un finanziamento PNRR, ha sicuramente le carte in regola per poter fare la demolizione e la ricostruzione in assoluta sicurezza. Ci sono professionisti che hanno asseverato questi progetti e quindi non c'è nulla da temere. Certo, mi rendo conto, la convivenza con un cantiere non sarà sicuramente cosa facile, ma mi sbalordisce e mi meraviglia come nel corso di questi mesi, dove sono state date tutte le spiegazioni del caso, per cui la scelta di far uscire una porzione abbondante di ragazzi ricollocati altrove, fosse invece non pericolosa per i restanti che sono stati scelti in base ai laboratori che sono presenti all'interno del Savoia. Mi meraviglia come oggi questa sia come una novità per tutti coloro che oggi gridano all'allarmismo. Non c'è allarme, non c'è preoccupazione.